per i colleghi di altri paesi è possibile la traduzione simultanea. Bene, salutiamo tutti, siamo contenti, orgogliosi di questo giorno, di questi giorni che si sono intitolati Democrazia e Salute Mentale di Comunità, conferenza dei soggetti e delle organizzazioni per il cambiamento. Come parte della scuola internazionale Franca e Franco Basaglia, la pratica della libertà, noi salutiamo tutti i partecipanti che sono di fatto delegati di moltissimi paesi, molti italiani, siamo particolarmente contenti di questo, per cui iniziamo con una serie di saluti delle autorità presenti e quindi io chiamo le colleghe, la collega di Fiandra. Io credo che lascerei la parola alla dottoressa di Fiandra del Ministero della Salute, abbiamo poi ovviamente il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, dottor Adriano Marcolongo, Pino Roveredo, garante regionale delle persone private della libertà, e il dottor Enrico Rocatagliata, vice prefetto di Trieste in rappresentanza della prefettura e dell'ufficio di governo, come si chiama? Commissariato del governo a Trieste. Abbiamo poi con noi, chiederò anche un breve saluto, il dottor Ramlawi, vice ministro della sanità della Palestina, e un breve saluto leggeremo del direttore nazionale della salute mentale delle dipendenze del Ministero della Salute della Repubblica Argentina, dottor Luciano Grasso. Io inizierei con la dottoressa Di Fiandra. Allora, grazie. Grazie a Roberto per questo invito, grazie a tutta la realtà triestina. Io ho lavorato a Trieste alcuni anni come direttore di distretto, quindi torno sempre molto volentieri, come se tornassi a casa in qualche modo. E devo dire che questo evento annuale che il Dipartimento di Salute Mentale e l'azienda sanitaria triestina organizza è diventato ormai un punto fermo, un punto importante nell'analisi che cerchiamo di fare delle evoluzioni della problematica che ruota intorno alla salute mentale. Un punto fermo che quest'anno si arricchisce anche di un significato particolare, perché come tutti sanno celebriamo il quarantennale della legge Basaglia, la legge, non lo so, ancora di più? Poi, ok, mi sentite meglio? Sì. Dicevo che quell'evento annuale che è l'incontro della Summer School del Centro Collaboratore OMS di Trieste, quest'anno è arricchito dal significato importante che hanno le celebrazioni per la ricorrenza dei 40 anni della legge numero 180 che fu emanata nel 1978 in Italia, che in giro per il mondo ho potuto constatare è molto conosciuta, rappresenta un punto di riferimento, è conosciuta come la legge Basaglia e rappresenta un modello per il superamento delle istituzioni totali, delle istituzioni chiuse, per aprire la presa in cura, in carico delle persone con problemi di salute mentale in una realtà di comunità, nei territori, non certo fra quattro mura. E questa celebrazione di quest'anno permette a noi anche di fare un bilancio di che cosa è accaduto in questi 40 anni. Un bilancio che qui a Trieste è arricchito dalla presenza importante di tante rappresentanze straniere. Credo che questo sia il valore aggiunto dell'evento che viene organizzato ogni anno a Trieste. La possibilità di avere uno scambio di idee, uno scambio di esperienze dirette con persone che vengono da realtà differenti, che quindi sono a diversi livelli di questo processo che porta verso la presa in carico nella comunità, con il riconoscimento del valore di persona che ciascuna persona con problemi di salute mentale ha, il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza, il riconoscimento di tutti i diritti umani
che non dovrebbero essere negati mai in nessun luogo, per nessuna persona, con nessun tipo di problema. Oggi, anche da questo confronto con le altre realtà internazionali, credo che noi inizieremo in questi tre giorni una riflessione su quelli che sono stati questi 40 anni della legge in Italia. Una riflessione che ci permetterà anche di sottolineare sia le luci che le ombre che sono collegate all'applicazione di questa legge. Io credo che le luci siano moltissime. Innanzitutto quello appunto del riconoscimento dei diritti, l'apertura verso i territori, ma anche la possibilità di rendere le persone con problemi di salute mentale partecipi del loro percorso di vita e del cambiamento culturale che credo sia il punto di forza di questa legge che è stata approvata 40 anni fa. Ovviamente ci sono anche delle ombre e noi le constatiamo quasi quotidianamente. Abbiamo visto negli anni un po' un impoverimento delle risorse a disposizione dei servizi sul nostro territorio. L'Italia, per chi viene da fuori e forse non conosce bene l'organizzazione, ha anche un'ulteriore problematica, se vogliamo, collegata al fatto che il governo centrale può dare indicazioni sempre condivise con le organizzazioni regionali, indicazioni quadro, normative nazionali che indicano la via, ma la realizzazione vera e propria dei servizi nei territori è legata alla competenza specifica di ogni singola regione. E questo fa sì che ci siano ancora delle diversità nel nostro territorio nazionale, che sono quelle che noi dobbiamo andare a livellare verso l'alto, cioè a migliorare per portare più in alto la qualità delle cure che offriamo ovunque nel nostro territorio italiano. Per cui credo che dopo questi 40 anni cominceremo a fare dei bilanci con la speranza, mi veniva suggerito poco fa da uno dei colleghi qui presenti, di riuscire a riorganizzare una conferenza nazionale nella quale metteremo un po' a confronto tutte le problematiche delle diverse regioni per cercare di dare risposte comuni. Io ho la fortuna, mi è stato chiesto anche di essere presente fino all'ultimo giorno, di coordinare l'ultima sessione, per cui quello che verrà fuori da questa discussione lo prenderemo, di queste due giornate piene, lo riprenderemo nell'ultima giornata e cercheremo di andare a casa con qualche messaggio propositivo per migliorare e innalzare anche il livello di qualità del lavoro nel nostro paese, che comunque rivendico è stato fra i primi ad avere portato questa ventata di cultura nuova. Non sono in grado di portarvi i saluti del ministro, come saprete tutti abbiamo cambiato governo da poche settimane. Avevamo ovviamente dato il patrocinio come uffici tecnici a questo evento. Siamo a fianco di questa realtà sempre per permettere di continuare a crescere. Speriamo, una volta che conosceremo meglio anche il nuovo ministro, di poterlo fare in una maniera non solo tecnica ma anche fortemente politica. Buon lavoro a tutti e benvenuti a Trieste. Grazie alla dottoressa Di Fiandro. Naturalmente abbiamo invitato formalmente il nuovo ministro, pregandolo anche di prestare attenzione al tema della salute mentale, e comprensibilmente sono dei giorni di organizzazione del ministero, quindi al momento non abbiamo avuto riscontri, ma insomma questo vale ovviamente anche per la regione, ma sappiamo insomma che c'è un sostegno da parte del governo regionale, degli organi tecnici che si sono comunque insediati da pochi giorni. Io darei la parola al dottor Roccatagliata in rappresentanza della Prefettura di Trieste. Il dottor Roccatagliata è un grande amico e lavoriamo insieme molto bene da tanti anni su tante tematiche della salute mentale. Infatti, questo voglio ricordare appunto. Allora, buongiorno a tutti. Direttore, buongiorno. E sono veramente lieto e onorato di portare il più caloroso saluto del commissario del governo e prefetto di Trieste Anna Paola Porzio,
che non ha potuto essere presente per concomitanti e improcrastinabili impegni. A tutti voi va l'augurio che questa importante occasione di studio contribuisca a diffondere anche fuori dall'ambito degli addetti ai lavori l'importanza della straordinaria esperienza che è maturata in questa città, in questo rivalutato e splendido comprensorio, e che ha portato 40 anni fa ad un intervento normativo che ha segnato una vera e propria rivoluzione copernicana nello studio e nell'approccio scientifico ai temi della salute mentale. Il prefetto mi ha chiesto di ricordare quanto l'impegno e la disponibilità dell'azienda e del dipartimento diretto dal dottor Mezzina siano stati essenziali in diverse recenti e particolari occasioni, dove sono venuti in evidenza, se così posso dire, situazioni non ordinarie per premesse e contesto. Così come l'impegno assunto per individuare percorsi condivisi nell'affrontare tematiche sensibili e delicate per la natura degli interessi da tutelare e contemperare, in un'ottica di ponderazione e sinergie di lavoro di diversi uffici. Per questo sono veramente onorato di portare i più vivi ringraziamenti e auguri per la riuscita dell'importante evento di studio, unitamente all'assicurazione che troverete nella prefettura sempre un interlocutore attento e collaborativo. Grazie e buon lavoro. Parola al dottor Marco Longo, direttore generale. Buongiorno a tutti, un saluto particolare a tutti gli ospiti stranieri che provengono anche da molto lontano. A segno appunto del riconoscimento di questo ruolo storico, questo ruolo vuol dire leader che ha avuto questa città, che ha avuto questa azienda, che ha avuto questo ospedale, quindi sono particolarmente, come dire, anche onorato oggi di rappresentare, seppur nella continuità storica, l'organizzazione sanitaria oggi, che sintetizza in questo ricordo, che io chiamo celebrare, è stata parola usata prima, noi stiamo celebrando anche un evento importante. Quando si celebra è un ricordo di riconoscimento alle persone che hanno avuto quest'idea, che hanno avuto questa forza culturale, che è stata una forza culturale non del singolo, ma di un gruppo, di un team, ma anche della città. Per questa iniziativa, poi tramutata in legge, è stata un'azione comunitaria, non è stata solo l'azione importante del leader Basaglia, ma è stata un'azione comunitaria, perché i grandi cambiamenti avvengono quando si riesce a trascinare sulle proprie idee le altre persone. Questa è la grande capacità del leader. Basaglia era un leader, quindi è riuscito a trascinare e far cambiare la cultura e i comportamenti professionali prima, tecnici, dell'approccio della salute mentale. Quindi oggi siamo a celebrare questo ricordo, ma i ricordi non bastano, perché come si ricordava prima, bisogna tenere anche qualche considerazione. Passi sono stati fatti moltissimi. Abbiamo raggiunto anche di recente, qualche anno fa, il completamento della deistituzionalizzazione anche degli ospedali giudiziari, che è stato uno sforzo notevole in tutta Italia, ma qui a Trieste l'abbiamo portato avanti con il dottor Mezzina in modo molto, come dire, tenace, con l'aiuto della prefettura, quindi anche di tutte le autorità appunto della magistratura, riuscendo in questo modo, dimostrando che è un'azione comunitaria, collegiale. Questa, diciamo, è la grande forza dei cambiamenti. Però ricordare significa anche trarre energia da queste forze, da queste idee, da questa cultura per continuare per il futuro, perché il percorso è stato fatto in 40 anni, ma non è completato. Perché la deistituzionalizzazione è stato il passaggio, vorrei dire, cardine, ma poi superare gli stigma, aumentare la percezione della cultura sulla gestione della salute in modo diverso, bisogna continuare a ripeterlo, a farlo con continuità, costanza, perseveranza nella quotidianità. E questo vuol dire che nei miei collaboratori, nell'equipe di questa azienda, questa è la forza, vorrei dire, irrompente che c'è, che riconosco e che tutti riconoscono. Non è un caso che è anche riconosciuto a livello internazionale di questa forza e questa capacità propositiva. Ringrazio quindi direttore di dipartimento, tutti i suoi collaboratori, tutti voi che siete venuti, e spero che sia anche questo un
periodo di 2-3 giorni di full immersion per riflettere e trarre energia da quella forza che è partita 40 anni fa. Buon lavoro a tutti. Allora, buongiorno. Io sarò meno positivo degli interventi precedenti. Io sono garante regionale delle persone private della libertà, un garante leggermente anomalo, essendo stato sia dalla parte dei costretti sia oggi con la figura istituzionale. Sono alcuni anni che ragiono sulla legge 180 e ragiono sull'ex manicomio, e credo che oggi quel manicomio, quel crudele, disumano, quella struttura sia stata trasferita in carcere. Oggi il carcere è il luogo della vergogna, è il luogo dove vengono messi i soggetti senza un'attenzione particolare da parte del governo centrale. Io credo che la funzione del carcere oggi sfiori l'illegalità. Abbiamo il 70% dei detenuti che tornano a reiterare, vuol dire che il carcere non funziona. Abbiamo il 70% dei detenuti che hanno delle patologie, il 40% hanno disturbi psichici, molti con la doppia diagnosi, figli della legge Bossi-Fini o Fini-Giovanardi. Certo, la chiusura dei manicomi criminali ha sicuramente umanizzato questo percorso. Oggi ci sono i REMS, che sono delle strutture straordinarie, ma che forse non bastano all'emergenza che c'è tuttora nelle carceri, quelli della psichiatria. Ci sono sempre di più, le percentuali stanno aumentando e non siamo forse ancora pronti ad intervenire. I detenuti costano allo Stato 2.600 miliardi di euro, un detenuto costa 140 euro al giorno, 112 euro va al detenuto e tutto il resto va all'indotto che gli gira intorno. Io credo che bisognerebbe intervenire su quella vergogna e rispettare le leggi dell'ordinamento penitenziario, far scontare la pena, rieducare e inserire nella società. Questo purtroppo non avviene. Abbiamo anche la piaga dei suicidi, 52 sono stati l'altro anno, oggi siamo già a quota 27, che dimostrano, sono suicidi che vengono sì sia dal disturbo psichico ma anche dall'impatto all'interno di una struttura che è sempre più disumana. Ci sono anche dei suicidi, se ne parla poco, ma anche da parte degli agenti penitenziari. 35 sono stati le forze dell'ordine che si sono suicidate con l'arma di servizio, proprio perché anche per loro l'impatto con quella struttura è assolutamente crudele e forte. Io credo che bisogna intervenire anche e soprattutto schivando questa forza mediatica che continua a creare del terrore sulla criminalità. In effetti la verità è che le percentuali sulla criminalità si sono abbassate, perciò credo che un intervento più serio possa portare intanto a un risparmio al contribuente e sicuramente a un inserimento della persona che non andrà a reiterare. Finisco dicendo che non so se ci sarà una legge 180 nelle carceri, se arriverà un Basaglia. Io spero che ci sia invece una profonda riflessione e un profondo uso della coscienza proprio per non impattare in questi incidenti. Grazie. Grazie al garante Pino Roveredo. È sicuramente il tema delle carceri, come quello dei migranti e comunque delle nuove forme di sofferenza che incontriamo nel nostro lavoro per una salute mentale di comunità e all'attenzione di queste giornate, in particolare venerdì pomeriggio, ma indubbiamente si tratta di uno degli aspetti più problematici in cui le soluzioni non sono facili e dobbiamo veramente tutti metterci intorno a un tavolo e cercare di collaborare il più possibile, cercando di trasformare condizioni istituzionali veramente
terrificanti a volte, comunque dettate anche da sovraffollamento, condizioni ambientali, anche in uno sforzo di mantenere il più alto possibile il rispetto dei diritti delle persone. E io lascio la parola al dottor Ramlawi, che è vice ministro della salute della Palestina, parla italiano, quindi lo abbiamo pregato di fare un breve saluto. Stiamo iniziando in questi mesi una cooperazione triennale molto importante con l'Agenzia Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Esteri italiano in Palestina, dove già è stato fatto uno dei più straordinari lavori di trasformazione dei servizi, con la creazione di centri di salute mentale, credo 9, in tutto il territorio, 15, pardon, adesso lascio a lei, ma insomma io credo, avendo visitato alcune volte questa realtà e adesso cercando di organizzare il nostro contributo, si tratta veramente di uno degli esempi di riforma ancora in corso indubbiamente, ma più significativi che si possono trovare oggi nel mondo, tenuto conto anche della difficoltà notevole ovviamente di quel territorio e della condizione degli abitanti della Palestina. Grazie mille. Cioè, but I want to speak in English for other colleagues here in the hall. Thanks and thank you very much for this very important meeting and for our invitation as a Palestinian to be here in the podium. Friends, colleagues, ladies, gentlemen, I want to remind you with the definition of WHO concerning health. Health is not only absence of disease. Health is physical, mental, psychological, spiritual, social, and environmental toward the well-being. And when we are speaking about well-being, means the integration within the community. And this is, I think, the aim of this meeting. And this is matching with WHO, and this is also matching with what is the theme of this very important conference: democracy and community mental health. Democracia e salute mentale di comunità. How we can speak about democracy in countries suffering from emergency, from conflict like ours and many other countries in the world, means the solidarity of the international community, the networking of this meeting, the experience and transferring experience from Trieste to all the world globally is really, this is what we are aiming from this meeting, and this is what we have to learn from this very important meeting. Another issue related to health, again WHO. Health is not the responsibility of Ministry of Health, even Teresa. It's the responsibility of different ministries, different institutions, and here why we are speaking about multidisciplinary approach means health, finance, politician, others are involved within health, and this is what is under the name of health determinants, where other institutions and other ministries can affect health positively or negatively. I know I have limited time, tomorrow I have intervention, but I want to say one word only, which is coming from six different words, beings. Be from belief and behavior. E from environment. I from infrastructure, N from knowledge and national, G from good quality, and S from services and society. If we want to compare all these words all together, means we have to believe in order to change our behavior. Changing our behavior, if we are believing, we have to provide the right infrastructure by providing also the right environment to work within the community. Then we can speak really about knowledge, to increase knowledge of medical staff, of politicians, of all the ministries related to health determinants. And by this knowledge, we can really speak about national program. Then
We have to speak about good quality over these people who needs our intervention, the quality needed, by offering the services to the society, and by this word, beings, we can really achieve our goal. Thank you very much. Thanks a lot. Grazie. Prima di concludere questa sessione, potremo andare avanti perché ci sono moltissime persone e personalità che meriterebbero veramente di concludere questa prima parte, ma voglio leggere una breve lettera che ci è arrivata dal dottor Luciano Grasso, direttore nazionale della salute mentale e delle dipendenze del Ministero della Salute della Repubblica Argentina. Gentile dottor Mezzina, in primo luogo desidero esprimerle il mio rammarico per non poter essere presente all'incontro Democracy and Community Mental Health Care. L'esperienza italiana è un faro per il nostro Paese, non solo per la sua legislazione, che è stata un esempio cui altri Paesi si sono ispirati, ma anche per il fatto di aver dimostrato che una riforma del sistema di salute mentale comunitario e alternativo alla logica manicomiale è possibile. Per quanto esposto nella mia condizione di direttore nazionale di salute mentale e dipendenze in Argentina, considero di grande importanza la possibilità di generare azioni e collegamenti con il vostro Dipartimento di Salute Mentale e che ciò possa vedersi siglato in un accordo reciproco che si traduca in azioni concrete per poter andare avanti verso l'applicazione della Legge Nazionale di Salute Mentale 26.657 del nostro Paese. Concludendo, considero che la sua prossima visita nel nostro Paese potrebbe costituire un'eccellente opportunità per un incontro con le autorità del nostro Ministero della Salute e nello stesso tempo potremo organizzare incontri virtuali tramite Telesalud, sistema di videoconferenza nazionale con le autorità di diverse province. Noi ringraziamo il dottor Grasso, qui abbiamo anche Maria Graciela Iglesias che è la presidente dell'organo nazionale di verifica della legge che credo domani farà anche un breve intervento, quindi siamo vicini a molti amici e colleghi argentini che in questi giorni parteciperanno attivamente al congresso, al convegno e noi guardiamo con grande fiducia a questa grande sfida per l'America Latina, un grande paese che sta andando verso una trasformazione radicale dell'assistenza psichiatrica. Bene, io direi che ci possiamo fermare qui, ringrazio tutti i nostri ospiti che ci hanno salutato con delle parole significative, non di circostanza, e chiamo subito il dottor Massimo Cozza, direttore dipartimento di Roma e anche rappresentante della CGIL nazionale per molti anni per la salute mentale, quindi una persona assolutamente indicata per condurre la prossima fase, inclusa una breve tavola rotonda sul tema della 180, e mi preparo ad un intervento introduttivo che io mi scuserò, leggerò in italiano, è un intervento che cerca di dare un contributo ad una apertura ragionata del convegno con delle slide in inglese che faciliteranno la comprensione per i colleghi internazionali. Grazie Massimo. Bene, la straordinaria esperienza basagliana ha dimostrato quanto le istituzioni totali e i saperi che la giustificano siano inevitabilmente basate sulla sistematica violazione dei diritti umani e su una negazione delle libertà fondamentali. La parola dignità risuona oggi nelle convenzioni e nei trattati internazionali che tutelano tali diritti. La chiusura dei manicomi, che la legge 180, di cui si festeggia il quarantennio, ha reso possibile, ha ottenuto la restituzione delle persone al diritto primigenio, quello di avere una vita degna di essere vissuta. Se la vita non ha senso né valore, se la persona è negata, noi sappiamo allora tutto si rende cosa ed è possibile ogni abuso. Sappiamo che l'Italia è stata pioniera della decriminalizzazione negli anni 60 e 70, che nel 1978 la legge 180 è stata la prima legge del mondo ad abolire l'ospedale psichiatrico e a restituire i pieni diritti di cittadinanza a persone con disturbo mentale. Sappiamo anche che la deistituzionalizzazione è stata completata in Italia fino alla chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici in due decenni, tra il 1978 e il 1999, e dopo un altro periodo di circa 20 anni sono stati superati anche gli ospedali psichiatrici giudiziari. La legge di riforma comprendeva un nuovo insieme di norme
che rispettano i diritti, ciò che potremmo chiamare il suo carattere normativo, la presa d'atto della crisi, della massima crisi del sistema manicomiale, la sua completa sostituzione con un'assistenza psichiatrica basata nella comunità, potremmo dire il carattere politico, di politica sanitaria e di welfare di questa legge, ancora la promessa di un vero cambio di paradigma in psichiatria, quello di cui oggi parleremo, il che resta un modello per tutti i paesi, un carattere seminale, e vedremo in questi giorni l'impatto in vari paesi del mondo. Il contributo formidabile al movimento sociale e politico per l'espansione dei diritti civili e sociali, quindi il carattere di promozione della cittadinanza. La via italiana, come è stata definita, rimane quindi un modello originale proprio perché i suoi servizi e le buone pratiche di comunità derivano direttamente dal processo di deistituzionalizzazione e della trasformazione che ne è derivata, non solo in termini istituzionali, cioè eliminando il manicomio, ma anche e soprattutto rispetto alle filosofie di intervento, ai valori espressi, al ruolo e al significato sociale dei servizi. La legge 180 era basata sulla scoperta dei diritti come strumento chiave in salute mentale. Ha quindi rappresentato una pietra miliare per l'affermazione dell'uguaglianza delle persone con disturbo mentale come cittadini rispetto al diritto alla salute e a ricevere cure adeguate come trattamenti volontari nell'esercizio dei diritti di cittadinanza, articolo 32 della Costituzione, e della centralità della persona, articolo 2 della Costituzione. Ciò attraverso la totale trasformazione del sistema istituzionale manicomiale in una rete di servizi territoriali e la riduzione delle condizioni in cui si ricorre ai trattamenti sanitari obbligatori col contenimento della loro durata. La legge si muove esclusivamente sul terreno, qui definito, della salute, evitando il ricorso a motivazioni direttamente riferibili a controllo sociale e a pericolosità. In tal senso ha favorito non solo la chiusura di tutti i manicomi, ma anche il più basso tasso di trattamento involontario in Europa, con eccezione del Portogallo, che è qui presente, 17 per 100.000 nel 2015, e la durata più breve, 10 giorni. L'affermazione e la realizzazione concreta dei diritti affermazione e realizzazione concreta dei diritti è oggi sempre più tra gli strumenti principali di trasformazione del campo psichiatrico verso una salute della, non solo nella comunità, anche in relazione all'attualizzazione dei contenuti apportata dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, come recentemente confermato dal documento dello Special Rapporteur presso le Nazioni Unite per il diritto alla salute, con la critica che egli fa al riduzionismo biomedico in psichiatria e dalla diffusione del programma dell'OMS di Ginevra, Quality Rights, incluso il Mental Health Action Plan in molti paesi. Ciò va coniugato col perseguimento di politiche e pratiche nel senso della deistituzionalizzazione, come dimostrato dalla nostra recente vicenda italiana degli ospedali psichiatrici giudiziari. Abbiamo qualche problema con le slide, ma insomma. Sarebbe sbagliato attribuire alla legge lo stato dei servizi per la tutela della salute mentale in Italia, che è fondamentalmente disceso dalle politiche sulla salute mentale, o per meglio dire dalle loro carenze. A ciò si sono assommate le insipienze di ordine tecnico, e mentre le sperimentazioni portate avanti in alcuni luoghi, in tutte le pratiche innovative, anche puntiformi, non hanno trovato adeguata comprensione e diffusione proprio sul versante amministrativo e politico. Qui partiremo dalle radici e dalle testimonianze di un percorso alla ricerca di tutte le tracce utili. E quando riguardo al tema della memoria, noi diciamo che c'è una rottura, una forma di sconnessione, di eterogeneità tra la memoria e il ricordo interiorizzante, come ha scritto Derrida a proposito di Paul de Man. Ricordiamo che la memoria è un potere psichico rivolto verso uno dei tre modi del presente, il presente passato, che si potrebbe dissociare dal presente presente e dal presente futuro. La memoria in qualche modo si proietta verso l'avvenire e costituisce la presenza del presente. La memoria non è infatti essenzialmente rivolta verso il passato. Come dice Derrida, essa soggiorna presso le tracce al fine di preservarle, ma tali tracce sono tracce di un passato che non è mai stato presente, tracce che non si sono mai date, esse stesse nella forma della presenza, e restano sempre in qualche modo avvenire, venute dall'avvenire, venute dal futuro. La memoria quindi impegna l'avvenire.
Per questo si partirà dalla memoria, dalla storia, con una conversazione oggi sulle radici e le testimonianze del movimento che in Italia ha portato alla grande riforma psichiatrica, per interrogarci su quali contenuti di quella stagione così importante oggi è possibile rilanciare. In questo senso potremmo dire con Bauman che non abbiamo bisogno di retrotopie, di guardare indietro. Le principali esperienze dei servizi italiani di oggi verranno quindi rappresentate. Abbiamo avuto 4 decadi, dunque. Potremmo ricordare alcune parole chiave, ovviamente deistituzionalizzazione, il sentimento del tempo, lo zeitgeist in quell'epoca è stata l'indignazione rappresentata dall'istituzione negata. La legge 180 ha inaugurato gli anni 80. In quegli anni la forza dei matti che uscirono dai manicomi è stata l'energia dei processi di liberazione e l'alleanza con gli oppressi è stato uno strumento importante. Ma la deistituzionalizzazione si è arrestata in buona parte a metà degli anni Ottanta, non solo in Italia ma anche in tutti i paesi. Nel 1984 Franco Rotelli ha iniziato a elaborare la sua teoria delle istituzioni reinventata, inventata. Poi gli anni 90, segnati dal tentativo di dare senso al tema della riabilitazione, e qui ricordiamo il consensus document del WHO e della WAPR del 1996, Gli anni 2000 sono stati gli anni della recovery, con un famoso documento di Bill Anthony e del gruppo di Boston del 1992, ma anche la riscoperta degli uditori di voci, il lavoro di Rom ed Escher. E questo concetto di recovery si è esteso poi alle organizzazioni, con prese di posizione di organizzazioni internazionali, programmi come IMROC e altri. Negli anni 2010 il tema dei diritti umani è la allusione ad una visione di vita globale è stata aperta dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dalla determinanti sociali di salute, qui abbiamo avuto Michael Marmot la scorsa settimana, dal concetto di autorappresentazione dei soggetti e di riconoscimento di questi soggetti. Il tema della democrazia. I processi sotterranei oggi sono riferiti alla necessità di sparcare in un nuovo welfare, in una forma di cittadinanza. Oltre ai diritti c'è il tema dell'empowerment reale, del cambiamento dei poteri, di un'uguaglianza in cui tutti siamo coinvolti, siamo noi simili agli altri, i livelli di sofferenza, come si dice di ill mental health, si esprimono nel sociale a tutti i livelli. E del tema anche della diversità e della differenza. L'alleanza terapeutica contro l'oppressione si coniuga con la domanda cosa è necessario per essere un cittadino con pari opportunità. Noi sappiamo che la libertà si conquista ogni giorno, come ha detto Montesquieu. Ma nulla può sostituirsi alla forza dei movimenti che ieri hanno sospinto la legge di riforma. Le energie oggi sono date soprattutto dalle persone con esperienza, ma anche dalle disuguaglianze sociali stridenti che si affollano alla periferia del mondo e delle nostre società. Negli ultimi anni, nell'affermarsi del protagonismo connesso ad una nuova consapevolezza e importanti cambiamenti di prospettiva, con la persona al centro del percorso di ripresa recovery, ha contribuito alla creazione di nuove spinte collettive che rivendicano l'empowerment, la partecipazione e l'accesso alla cittadinanza. Cosa è esigibile, allora, qui ed ora, per le persone che attraversano la psichiatria? Che diritto c'è oggi ad avere un luogo dove vivere, a un'occupazione, a un ruolo sociale, a relazioni affettive di scambio? Occorre allora ancora smontare la paura, il rischio di perdita dei diritti, la rappresentazione della malattia connessa ad una pericolosità che ritorna e viene riaffermata anche se in modi diversi. Per tutto questo esistono nuove pratiche, alternative ai vecchi modelli ispirati ai principi del dialogo, del rispetto e della dignità. E ci sono soggetti collettivi, imprese e intraprese con valore sociale che rappresentano al contempo risposte per i giovani che rischiano di restare indietro nelle nostre società. Il tema della democrazia, dell'equilibrio di potere a favore di questi soggetti individuali e collettivi, anche come facilitatori alla pari di questi percorsi, peer support, nonché delle comunità come elementi fondamentali da sostenere, coinvolgere e ingaggiare in forme di partecipazione, è il necessario presupposto allo sviluppo di nuove pratiche e di nuove idee. Esso è anche premessa ai passi ulteriori da compiere dopo la fine dell'era delle istituzioni totali in Italia, che lascia ancora aperte le questioni della libertà dal bisogno e dal rischio di esclusione e della libertà da forme di oppressione dei corpi come la contenzione e dalla coercizione come fatti costitutivi della psichiatria. Abbiamo pensato ad una personalità come Jürgen Habermas, che abbiamo provato a far venire qui, ma purtroppo non ha potuto per motivi di salute, per molti motivi. Il suo impegno per l'Europa e la democrazia in un momento storico come questo, così problematico,
il suo pensiero critico, in particolare la teoria dell'agire comunicativo, che oggi pare più che mai necessaria in una società in cui una comunicazione che parta dalla parità dei parlanti, che riconosca l'altro, anche diverso, escluso, come soggetto di un'intesa da raggiungere, è un grande paradigma per la salute mentale di una comunità che sia tale. Essa parte dalla critica di una ragione strumentale, orientata a perseguire uno scopo, che guida l'agire strategico, che dunque strumentalizza le relazioni sociali all'interno di una perdita di senso e di libertà, come diceva Max Weber, fondamento della modernità in una società mercificata, facendo invece appello ai mondi della vita, creatori di sensi, rendendoli riflessivi, in una riflessività dialogica si traccia la possibilità evolutiva della stessa democrazia. Nelle etiche del discorso di Habermas la ragione si riformula a livello di comunicazione, attraverso la conversazione e il dialogo, la parità di opportunità per esporre i propri punti di vista e la libertà d'espressione, assieme al riconoscimento degli altri come interlocutori validi, ne sono le premesse ideali. Deve essere riconosciuto un consenso di fondo tra gli interlocutori, basato sulle quattro pretese di validità del discorso: comprensibilità, e qui anche la follia entra in gioco, verità, validità morale, correttezza, onestà e sincerità. La posizione descritta da Peirce è quella del self-surrender, di quello che si arrende, nel mettere tra parentesi gli interessi personali, riconosco gli altri e mi impegno nel compito collettivo di ricerca della verità. Uno sviluppo morale che sia post-convenzionale, che sia nuovo, per Habermas prevede l'essere coscienti dell'esistenza di diversi valori e opinioni da rispettare all'interno di un contratto sociale, ma anche del fatto che alcuni valori e diritti non relativi, come la vita e la libertà, devono essere difesi in qualsiasi società senza considerare l'opinione della maggioranza. Quando le leggi violano i principi etici universali di giustizia, parità dei diritti umani e rispetto degli esseri umani come soggetti individuali, si deve agire secondo il principio e non secondo la legge. L'idea di dignità è fondamento dei diritti umani come evoluzione della teoria di Marshall e per Habermas i diritti umani costituiscono un'utopia realistica in quanto non inducono a credere più che tanto alle suggestioni di una felicità collettiva dipinta dalle utopie sociali, ma ancorano il traguardo ideale di una società giusta nelle istituzioni degli stati costituzionali. Si tratti di diritti civili, cioè parità, libertà, pari libertà soggettive di azione, diritti politici, status di consociato giuridico, diritti fondamentali al godimento di diritti individuali, cioè l'azionabilità dei diritti, i diritti politici e i diritti sociali, cioè quelli riferiti alle condizioni di vita, in maniera da utilizzare con pari opportunità i diritti precedenti. Il metodo è dunque, anche per noi, il dialogo, l'agire comunicativo, che implica riconoscere i soggetti e ristabilire la parità di parlanti verso un'etica del discorso. In questa conferenza il lavoro che presenteremo è quello di organizzare una rete in collaborazione con principali organizzazioni nazionali che si occupano di salute mentale di comunità. Citiamo la SIEP, l'AIRSAM, la WPR, Italia ed Europa, Psichiatria Democratica, il Forum Salute Mentale, la Fondazione Franca e Franco Basaglia, la Lega Coop Sociali, l'UNASAM, le Parole Ritrovate, la Rete Rompiamo il Silenzio della Puglia, il Club SPDC Non Restrenta, la Rete Italiana Dialogo Aperto, Stop OPG, Copersam, Coordinamento Nazionale REMS, l'AISME, nonché le reti dei servizi di genere e molte altre organizzazioni. E qui anche alcune tra le più importanti organizzazioni internazionali, dall'International Mental Health Collaborating Network a Mental Health Europe, il Gamian Europe, UCOMS, WAPR, World Federation for Mental Health, la Nuova Università di Lisbona, il World Network of User and Survivors of Psychiatry, la Confederazione Spagnola Salute Mental, l'International Aid Network di Belgrado, i centri collaboratori dell'OMS esporranno le loro iniziative a sostegno di questi percorsi nei paesi europei e non. Vi è una significativa rappresentanza internazionale, in particolare dai paesi che stanno intraprendendo o anche riprendendo percorsi di riforma. Sarà rappresentato lo stato attuale delle riforme in vari paesi, in particolare del sud e dell'est dell'Europa, anche in vista di Trieste, città europea della scienza 2020, con in testa la Repubblica Ceca, che ha adottato, siamo molto contenti, il modello triestino del centro di salute mentale. L'OMS riferirà del programma Quality Rights, che ha terminato l'assessment in 25 paesi europei nella giornata di sabato, e delineerà la sua strategia a seguito del recente report sullo stato dei servizi e dei diritti, un report molto preoccupante per le condizioni dei servizi e dei diritti in Europa. Incontri significativi riguarderanno la rete della cooperazione sociale e delle associazioni, soggetti essenziali al completamento del processo di riforma,
come pure l'attuazione di un nuovo welfare di comunità che aiuti i percorsi di cura e di reinserimento delle persone con disturbo mentale, il diritto al lavoro, alla casa, all'inclusione sociale. Grande attenzione sarà data alle innovazioni, dall'approccio del dialogo aperto con la presenza del suo leader, finlandese dottor Sekula, che è qui con noi, alle varie forme di cogestione e coproduzione dei servizi con l'utenza, valorizzando il sapere esperienziale, il sostegno tra pari, dal CSM 24 ore come architrave del modello triestino e friulano all'approccio di genere anche in un'ottica transfrontaliera. Il coordinamento delle REMS si è anche qui convocato per una corretta applicazione della riforma del rapporto tra psichiatria e giustizia, evitando la creazione di nuovi contenitori a tipo ospedale psichiatrico giudiziario, fino al tema delle nuove forme di esclusione, senza tetto e migranti in particolare. Dal convegno lanceremo varie iniziative significative, dalla conferenza dei servizi ricordata da Teresa di Fiandra, richiesta dal Ministero della Salute e dall'Unione dell'Associazione dei Familiari Utenti UNASAM, alla rete Rompiamo il Silenzio della Puglia, che rivendica attenzione ai servizi e alle politiche di salute mentale in un'epoca di crisi economica gravissima, dalle campagne per i diritti e contro la contenzione e tu slegalo subito, la dichiarazione per zero coercion, abolizione generale delle forme di trattamento coattivo che rifiuta l'addendum al protocollo di Oviedo. In ultimo sarà lanciato un comitato promotore per il premio Nobel per la pace all'esperienza di Franco Basaglia. Sono previste 500 presenze da 31 paesi. La nostra esperienza a Trieste, nell'intera regione Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione di queste riforme si basa su una chiara azione per la destinalizzazione, lo sviluppo di centri di salute mentale aperti 24 ore, di una rete di servizi per la riabilitazione e l'inclusione sociale, come gruppi appartamento, centri diurni e cooperative. La creazione di dipartimenti forti al fine di coordinare tutti i servizi secondo principi di contrasto all'esclusione sociale, allo stigma, alla discriminazione e per la promozione dell'inclusione sociale. I dipartimenti di salute mentale includono CSM aperti 24 ore, 7 giorni su 7, con 6-8 posti letto ciascuno per popolazioni di 50-80 mila abitanti, comprendenti team mobili anche di crisi. Questo modello è diffuso in tutta la regione e quasi completato, 17 su 21 centri sono sulle 24 ore. Trieste ne è esperienza pionieristica, con la prima istituzione psichiatrica a chiudere in Europa, è stata istituita dapprima come area pilota dell'OMS e poi come centro collaboratore da ormai 45 anni. L'attuale DSM dell'azienda sanitaria lavora dunque senza manicomio da allora, con un sistema totalmente a porta aperta, CSM con 6 posti letto per ogni settore, un sistema di alloggi supportati e un piccolo servizio di diagnosi e cure di 6 letti di solito poco occupati. Il sistema dei budget di salute individuali ha contribuito a sviluppare programmi terapeutico-riabilitativi per la recovery e l'inclusione sociale, nonché si è completata l'integrazione dei servizi di salute mentale in un sistema di distretti sanitari per la medicina di base, anziani, giovani, adolescenti, disabili, medicina specialistica, eccetera. Le cooperative sociali forniscono un sistema di opportunità formative di lavoro reale per circa 200 utenti di servizi ogni anno, con circa 1/10 di essi che diventano soci stabili. Attualmente a Trieste il 94% del budget per la salute mentale viene speso nella comunità, il 18% direttamente per i budget di salute, con solo il 6% destinato al piccolo servizio ospedaliero, e questo rappresenta solo il 39% del costo originale dell'ospedale psichiatrico. Vi sono inoltre un centro diurno diffuso nelle aree del benessere, della partecipazione, dell'espressività, del genere, club sociali realizzati con agenzie delle comunità e associazioni, comprese quelle sportive e culturali, tutti partner attivi per lo sviluppo umano e l'inclusione sociale. In tutta la regione Friuli Venezia Giulia sono disponibili solo 6 posti letto forensi in 3 strutture comunitarie gestite con la porta aperta. Un chiaro passaggio dalle strutture residenziali alle case transizionali dell'abitare supportato verso sistemazioni abitative indipendenti, anche grazie ai budget di salute, e la delibera regionale per superare la contenzione in tutte le strutture sanitarie e anche sociali, comprese case di riposo per tutele generali, sono alcuni dei fatti chiave che si sono determinati. I TSO mostrano alcuni dei tassi più bassi in Italia, 7 per 100.000 abitanti, e circa il 40% di essi sono gestiti nei centri di salute mentale. L'adozione delle linee guida dell'OMS in tema di cure primarie, il mental health gap è in corso, con la formazione per i medici di medicina generale, ma anche per infermieri della salute mentale dei distretti, soprattutto sul tema del trattamento non farmacologico della depressione. L'integrazione distrettuale è avanzata, ormai per anziani, adolescenti, disabilità, autismo e ovviamente dipendenze.
La tutela della salute mentale, realizzata attraverso un sistema pubblico in coproduzione però col privato sociale e che investe sul territorio e sulle persone con servizi 24 ore, come si è realizzato in Friuli Venezia Giulia, costa meno della media nazionale, 3,43% del Fondo Sanitario Nazionale dato alla Regione rispetto al 3,49%. Ci vogliono certo più risorse, almeno il fatidico 5%, ma anche policies utili e approcci fondati che non distraggano verso capitoli passivi, come la sovrabbondante residenzialità psichiatrica dimostra in quasi tutte le regioni italiane. Voglio qui ricordare che CSM 24 ore, progetti personalizzati, abolizione della contenzione sono i principali punti conclusivi della relazione della Commissione parlamentare sullo Stato del Servizio Sanitario Nazionale che ha visitato tutta l'Italia nel 2011-2013 e che ha avviato la chiusura dell'OPG, ripresi poi nella proposta di legge per l'attuazione della 833 depositata in Senato nella passata legislatura a firma di Rindin, Manconi e altri, cui anche personalmente contribuito. Recentemente questa impostazione è stata globalmente confermata dal Piano Regionale Salute Mentale che trovate online con tutti i dati epidemiologici. Il modello Trieste è adottato da quest'anno in Repubblica Ceca, nel Galles, a Los Angeles e in altri luoghi. La libertà terapeutica era il motto originale dell'esperienza triestina. L'esperienza di Trieste può essere enfatizzata soprattutto proprio in quanto riguarda principi come la porta aperta, l'ospitalità nei CSM, la negoziazione e le alternative alla coercizione. Oggi parliamo di Freedom First, la libertà prima di tutto, un nuovo slogan del Trimbos Institute per il Movimento Internazionale per una migliore cura attraverso un approccio basato sui diritti e centrato sulla persona, sottolineando che la libertà personale non è il risultato ma una precondizione per l'assistenza che rovescia meccanismi di controllo e li sostituisce con l'empowerment delle persone. Abbiamo parlato anche di diritti umani, qui parleremo della convenzione sui diritti del Draft Additional Protocol di Oviedo, ma andremo veloci su questo, e diciamo che per raggiungere l'inclusione sociale dobbiamo mettere in campo strategie e opportunità per la vita delle persone nella loro interezza. Quindi una prospettiva whole life in cui il soggetto, la persona e il contesto sociale chiama in causa tutta la vita in tutti i suoi domini, ossia un intero sistema, un'intera comunità. Soltanto proclamare l'uguaglianza può lasciare intatta la disuguaglianza determinata dal potere. La difesa dei diritti umani va connessa quindi ad un'attuazione della condizione di cittadinanza che pone la natura contrattuale del rapporto con lo Stato e i doveri di responsabilità connessi che le persone devono esercitare insieme con i diritti. Essa va inquadrata all'interno della lotta per uno Stato sociale nuovo, diverso e collegato alla partecipazione e quindi alla democrazia, alla giustizia sociale e all'eguaglianza. Raggiungere l'equità dei diritti umani comporta anche una sfida all'esclusione sociale e alla disuguaglianza agendo sui determinanti sociali di salute per ottenere maggiore equità di casa, lavoro, sostegno, reddito, relazioni sociali e partecipazione. Il riconoscimento della necessità di interventi collettivi sulle disuguaglianze della salute sostenute da fattori sociali e qualità della vita rappresenta un aspetto imprescindibile per nuove politiche e azioni territoriali, ciò con particolare attenzione allo sviluppo di laboratori transnazionali, innanzitutto europei, per politiche di sviluppo socio-economico delle stesse comunità, del loro capitale sociale e dei loro servizi, in una direzione inclusiva che contrasti disuguaglianze e processi di esclusione verso i soggetti deboli. Quindi non solo un cambio di paradigma, ma molti cambi di paradigma che intravediamo, dalle istituzioni psichiatriche in genere totale alla comunità, dalla malattia alla persona, in quanto soggettività ed essere sociale, possono portare tutti ad una psichiatria gentile. Occorre quindi garantire la scelta, ad esempio offrire un'assistenza domiciliare, un supporto intensivo, adottare la negoziazione come principio base, ma verso un cittadino con diritti. Al posto della coercizione delle porte chiuse, del controllo, della contenzione, abbiamo bisogno di interventi psicosociali, di opportunità che riguardino, ad esempio, il lavoro e la casa. Abbiamo bisogno di responsabilità condivise, di offrire supporto al processo decisionale, di garanzie per il trattamento. Abbiamo bisogno di alternative condivise, di approcci dialogici, di casi di crisi e di recovery, di offrire un sostegno precoce, di detendere la crisi, di avere facile accessibilità ai servizi. L'abolizione della coercizione di per sé può generare alla fine una psichiatria con delle armi spuntate
Ed è proprio questo che ci va bene, questo può riconoscere il potere dell'individuo, anche se in uno stato di estremo bisogno, nell'essere compreso, amato e curato. Abbiamo disperata necessità di un modo gentile e attento di trattare con le persone, di fornire assistenza. E se le organizzazioni sono guidate da principi e valori che incorporano l'approccio ai diritti umani, il praticarli può rivelarsi intrinsecamente terapeutico. Quindi elementi di cambiamento sono i diritti, le opportunità, l'empowerment degli utenti e di altri stakeholders come leader del cambiamento. La nuova frontiera in Italia e nel mondo riguarda non solo la lotta antistituzionale, incluse le nuove istituzioni da un lato, con lo sviluppo dei servizi di comunità e dall'altro il sostegno ai diritti, come se fossero due alternative, ma una convergenza di entrambe le strategie. Alla fine, il diritto di essere cittadino e il diritto di avere una vita. Abbiamo bisogno di uno sviluppo sociale ed umano che possa convergere, non confliggere con i diritti soggettivi e individuali. Tra i principi chiave, quindi, sono quelli che discuteremo in questi giorni. Per concludere, abbiamo bisogno di un passaggio da bisogni insoddisfatti a diritti affermati e dichiarati attraverso lo sforzo delle leggi e delle politiche. Questo punto è connesso al modo di affrontare i determinanti sociali della salute. Un passaggio dalla ospedalizzazione di un paziente internato in un luogo all'ospitalità di un ospite in una struttura comunitaria come il CSM 24 ore o una residenza. Un passaggio dal monologo della psichiatria e dello psichiatra che si basa su un giudizio di diversità all'ascolto e al dialogo, non solo inteso come specifica terapia, ma è il rapporto fiduciario. La conoscenza si basa su informazioni che devono essere fornite a tutti gli stakeholder a partire dalla persona che è in stato di maggior bisogno. Un passaggio dal potere su una persona sottoposta appunto ad un potere attraverso la pedagogia del potere che diceva Basaglia verso un empowerment che si agisce, un movimento di riappropriazione di sé dal basso verso l'altro, quindi un potere condiviso. Un passaggio dall'isolamento e dalla contenzione alla libertà, che è la mossa fondamentale della destinalizzazione. L'accettabilità della proposta terapeutica è il primo passo per ottenere un'assistenza accessibile, quindi per soddisfare il diritto al più alto livello di salute ottenibile. Un passaggio dai diritti individuali a quelli collettivi, consapevolezza della cittadinanza, autoriflessione sulla vita sociale di una persona. La cittadinanza, esercizio dei diritti e azioni sui diritti, non è solo uno status, ma un percorso fattuale che include diritti civili e sociali. Tutto ciò oggi può essere chiamato diritti umani. Allora, un passaggio dalla tutela al libero arbitrio, dall'imposizione alla negoziazione e all'elaborazione dei microconflitti verso un'alleanza terapeutica, decisioni condivise ad determinazione. E finalmente, possiamo dire, il paradigma si sposta dalla malattia alla persona in una prospettiva di vita intera, ma come dice Amartya Sen, il tipo di vita che vogliamo, che ciascuno vuole, e ad un intero sistema di cura e di integrazione sociale. La capacità di affrontare problemi di potere, conflitti microsociali, si basa su una forma di empowerment che riconosce l'altro in un dialogo, in una negoziazione, verso la costruzione di un'alleanza terapeutica che rispetti la volontà e le preferenze delle persone e che viene realizzato nei loro ambienti di vita e nel loro contesto sociale, ossia sul territorio e nei termini che essi pongono. Per cogliere questa complessità, qui vediamo alcune immagini dei nostri servizi, non possiamo che citare Philip Roth, che dice: rimane il fatto che capire la gente non è vivere, vivere è capirla male e poi male, e dopo un attento riesame ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi, sbagliando. Grazie a tutti. Grazie Roberto Mezzina per questa bellissima relazione di grande, direi, spessore internazionale sulla democrazia e salute mentale di comunità, e grazie anche per aver organizzato come Dipartimento di Salute Mentale insieme alle associazioni e alle cooperative che ha annunciato nel suo intervento questa bella grande conferenza internazionale. Inviterei sul palco a salire gli attori della conversazione che adesso faremo. Silvia Bon inviterei intanto sul palco, poi
Non so se è arrivato Daniele Piccione, perché doveva venire, eccolo lì, perfetto, che ho capito che è venuto proprio, direi, nonostante gli impegni romani di alto livello, e Franco Rotelli. Un attimo che cambio. Ok, questa conversazione discuterà della tematica della legge 180 e dell'allargamento dei diritti. I protagonisti che... allora, manco una sedia. Vabbè. Allora, se ti metti qui... Perfetto. Bene. Adesso sono tutti al punto giù, ognuno ha il suo nome preciso. Allora, intanto io vorrei che i protagonisti della questa conversazione brevemente si presentassero. Comincerei da Silvia Bon. Grazie per l'invito a essere qui con voi. Io sono una persona che conosce, ha sperimentato e sperimenta la sofferenza mentale. Sono una persona che sente le voci, un uditore di voci, e ho fatto un lungo percorso nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Sono stata presa in carico molti anni fa e comunque adesso sono qui con voi per parlare anche a nome di tutte le persone che conoscono la sofferenza mentale. Grazie. Daniele Piccione. Io invece ho avuto un'esperienza un po' policroma dei rapporti tra Costituzione e salute mentale, un'esperienza iniziata da quando ero ragazzo per la preparazione della tesi di laurea, che appunto si concentrava sulla portata della legge 180 del 1978, e poi non ho mai abbandonato questo sentiero che poi per vicende professionali mi ha portato a collaborare da un lato alla scrittura della legge 81 del 2014, quella del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e per altro verso poi quando ho cominciato a prestare servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura a cercare di esplorare tutti gli spazi di possibile collaborazione tra la magistratura ordinaria e la psichiatria di territorio. Tutto questo nel tentativo però di ricondurre ad unità un'esperienza, quella basagliana ma non solo, che anche per eredità familiare mio padre si è formato qui a Trieste negli anni e prima ancora a Gorizia, e poi venne a Roma con Basaglia nel 1980, e quindi è come dire, nella mia esperienza anche personale ho sempre avuto la sensibilità, diciamo, per questo tema straordinario e per tutti i riflessi che questo tema ha portato sul piano della legislazione, sul piano dell'attuazione dei valori costituzionali, di cui poi magari dopo parleremo. Grazie. Franco Rotelli. Riproveriamo da anni a Massimo Cozza, ci se ne sta sempre un po' troppo indietro rispetto all'assunzione di responsabilità proprie. Io sono Franco Rotelli, mi occupo di psichiatria da 50 anni quest'anno, questo è esattamente il 50esimo anno in cui mi occupo di queste questioni, e sono abbastanza contento di poter dire che mi occupo di queste questioni con lo stesso sguardo di 50 anni fa e considerando che dopo 50 anni la mia esperienza mi consente di dire che le cose che pensavo 50 anni fa erano totalmente, assolutamente giuste. Prego. Grazie. Io sono Massimo Cozza, sono uno psichiatra, lavoro al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2,
ho lavorato per diversi anni in centri di salute mentale, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, centri diurni, poi, come ha detto Roberto, per una decina di anni ho svolto attività dentro la CGIL, mi sono occupato di sanità e di medici e non solo, e adesso da circa un anno coordino il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2, che come dice, come ha detto il mio amico Fabrizio Starace della SIEP, con una simpatica ironia, il più grande del mondo, con circa 1.300.000 abitanti. Bene, adesso io farei un primo giro di conversazione, partendo proprio, come dire, dai temi che sono stati assegnati a questa conversazione, che vorrei ricordare: la legge 180 e la Costituzione, il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, i diritti di cittadinanza dentro e fuori, la salute mentale, i riflessi di oggi nell'esperienza degli stakeholders. Io, prima di dare la parola ai protagonisti, vorrei solo leggere alcune righe della Costituzione italiana del 1947, una Costituzione che è stata promulgata oltre 31 anni prima della legge 180, che però riprende dei principi basilari dopo 30 anni. Vi leggo solo due righe di due articoli. Il primo è l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il secondo articolo, di cui vorrei leggere tutto l'articolo, sono poche righe ovviamente, è l'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Io allora inizierei la conversazione con Silvia Bonn. Ecco, io darò lettura a un testo che ho pensato intorno alla necessità della legge 180. A volte sono travolta, quasi sommersa, dall'onda dei ricordi, di ricordi allucinanti e pur concreti, di mie esperienze pregresse vissute in manicomi totali. È successo qualche anno fa, lontano da Trieste, mentre ero occasionalmente presente in città per meta di turismo, pur meta di turismo qualificate, note per la loro grazia, come Klagenfurt, per la loro strana, dorata bellezza incantata, come Praga. Di questi luoghi non ricordo niente, so il manicomio. Vedo stanzoni dove sono rinchiuse fin 50 donne, stese su letti di ferro bianchi, arrugginiti e scrostati. La carceriera infermiera, grossa e pesante, seduta vicino alla porta, attenta a che nessuna si muova, si alzi e si sposti dal luogo di contenzione. I materassi di crine macchiati di sangue, nessuna biancheria, né lenzuola né coperte. In fondo un piccolo stanzino semibuio con due latrine, sporche e disadorne, due buchi per il cesso. Le finestre dai vetri opachi, serrati da sbarre spesse.
Mi hanno preso con la violenza in 4 persone. Mentre mi opponevo, mi dibattevo con tutte le mie ultime forze, con disperazione, a una iniezione di un farmaco di cui non conoscevo il nome. Ho dovuto soccombere perché la situazione di violenza era esasperata e poteva finire anche peggio. Ho lottato tutta la notte per non cadere addormentata. Ho lottato contro l'effetto delle medicine che forse avrebbero dovuto indurre il sonno. Ho lottato per restare viva, guardando il volto di una giovane donna che avevo a fianco, gli occhi sbarrati in un degrado e in un abbandono totali. L'altra situazione è fisicamente meno dolorosa, ma parla di assoluto isolamento, di solitudine, di esclusione. Ero stata rinchiusa in uno stanzino, chiuso, squallido, privo di arredi, stesa su una lettiga. Ho parlato tutta la notte, vaneggiavo, in un delirio di frasi sconnesse con cui cercavo aiuto, una parola di conforto, una vicinanza, e intanto rivivevo l'orrore del male. Tutto intorno a me era lindo, asettico, le porte ben serrate da una infermiera di cui non ricordo il volto, ma il tintinnare del grosso mazzo di chiavi che portava appeso alla cintura. E, nonostante tutto, posso dire che mi è andata bene. Perché quando vedo le gabbie di contenzione che qui a Trieste sono ancora conservate come pezzi di museo, a monito di ciò che era una volta il manicomio, quando osservo le foto di Leros o dell'album Morire di classe, tremo e mi spauro. Poteva succedere anche a me questa deprivazione di umanità, questa cancellazione completa di qualsiasi forma di parvenza umana, di ogni dignità e rispetto per la mia persona, questo sentirmi rifiuto, ultima degli ultimi. La legge 180 apre le porte dei manicomi, chiude questi luoghi di sofferenza infinita e senza senso, cui erano destinati una volta in Italia, ma purtroppo ancora oggi in molte parti del mondo, uomini e donne in situazione di fragilità, di debolezza. Essi, tutti noi, necessitiamo invece, proprio in quei momenti, di uno sguardo di amicizia, di affetto, di comprensione, di accoglienza. Le mie esperienze vanno oltre, sono quelle delle crisi mistiche, quando pensavo che un'entità superiore, un essere supremo, che pur doveva esserci da qualche parte, mi avrebbe salvata, poteva risanarmi. Potevo alla fine trovare in un abbandono religioso quel conforto di cui avevo bisogno, un lenimento al mio dolore, perfino la invocata salute. E ho sperimentato anche le cure private di ciarlatani, perché non possono essere chiamati medici quelli che traggono profitto illecito dalle speranze, dalle illusioni riposte in loro da chi soffre, ed è all'ultimo stadio della ricerca di una soluzione alla propria sofferenza. Anch'io sono ricorsa a cure assai strane, poco scientifiche, esoteriche, non sostenute da nessun fondamento della medicina. La legge 180, che regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio, traccia un perimetro di sicurezza entro le quali le persone sono incluse e protette, perfino da se stesse. Il percorso verso la salute mentale è un percorso che comprende anche l'acquisizione dei propri diritti,
dei diritti oggi garantiti dalla Costituzione italiana e ancora dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Noi, le persone con esperienza di sofferenza mentale, abbiamo bisogno di sentirci in primo luogo rispettate e accolte come persone, ciascuna nella propria peculiarità, perché ciascuno di noi è speciale, è esclusivo. Nessuno di noi deve essere lasciato indietro. Il cammino va fatto assieme con gli operatori, tecnici e tutte le persone sensibili e aperte ai problemi umani, perché impazzire si può. Questa può diventare un'esperienza vivibile, vissuta e condivisa. La fragilità è nel DNA degli esseri umani. Ma proprio dalla fragilità, dall'esperienza al limite, deve partire la forza per la rimonta, per il recupero verso un'affermazione di se stessi e delle proprie capacità, dei propri saperi, delle competenze che pur sono dentro di ciascuno di noi e vanno pertanto cercate, scoperte, valorizzate per dare un senso alto, un significato di salute mentale. Non ho finito. Un applauso. Vi ringrazio. Il rispetto verso la sofferenza per recuperare assieme salute è un bisogno di tutti in una società che ammala con la vertigine vorticosa delle prestazioni, pressanti, stressanti, con la diffusa de-responsabilizzazione, con il rifiuto di assumersi il peso di relazioni complesse e o difficili. Dobbiamo cercare tutti assieme di costruire una società che include, che opera per costruire salute mentale di comunità, procedendo con azioni terapeutiche che vanno incontro ai bisogni diffusi dei singoli, con buone pratiche che portano ad un miglioramento generale dello standard di vita. La conoscenza è la chiave per favorire l'inclusione e si può cominciare anche dal riconoscere i propri diritti, cosa questa niente affatto scontata, perché le reazioni di fronte al male possono essere anche di grande rabbia, di ribellione, di rivolta, ma più spesso si soggiace inerti, passivi, soli, isolati, in silenzio, privi di parole per dire di se stessi. Il diritto a una vita dignitosa, i diritti di cittadinanza sono fondamentali e vanno riconosciuti. Sono il diritto all'abitare una casa propria, in cui i segni della persona sono visibili e concreti. Il diritto al lavoro, che non è ergoterapia, ma un lavoro retribuito e organizzato secondo canoni nazionali sindacali. Ma anche la consapevolezza dei diritti di trattamento sanitario umano, quando si pone una situazione di necessità. Il diritto al rispetto, in primo luogo, alla libertà che è terapeutica e fin sui muri dell'ex ospedale psichiatrico provinciale è ancora rintracciabile questa verità. Il diritto alla negoziazione con i medici per un'assunzione di farmaci equilibrata in caso di bisogno. Penso che le persone, tutte le persone, possono concorrere al raggiungimento e al consolidamento di uno stato di salute mentale positiva quando si aggregano, quando hanno il coraggio di uscire dalla propria tana, dalla propria gabbia, quando capiscono che ci sono momenti in cui può essere giusto riconoscere i propri bisogni, le proprie necessità, le proprie vulnerabilità. E allora chiedere aiuto costituisce la nostra salvezza. Ma forse aspettare tutto dagli altri, dalla potenza di un farmaco,
dalle parole di un medico non è sufficiente. Credo che le persone con esperienza di sofferenza mentale, tutti noi, possiamo trovare la forza per lavorare al miglioramento della nostra esistenza, facendoci forza, dandoci coraggio, puntando sulle nostre energie positive. La speranza è quella di fare insieme un tratto di strada che vada oltre le etichette, gli stigmi, i pregiudizi, in nome di una crescita, di un cambiamento accettabile, desiderato, positivo. La legge 180 permette l'allargamento dei diritti in nome di una conquista di civiltà. Grazie. Ringraziamo Silva Bonne. Mentre leggeva, mi sembrava che molti concetti nella realtà quotidiana della sua vita si ritrovavano in quegli articoli che ho letto inizialmente. Quindi chi meglio di Daniele Piccione ci può parlare del rapporto tra Costituzione, legge 180 e diritti di cittadinanza. La parola a Daniele. Le parole di Silvia dimostrano che non solo per nostalgismo dobbiamo cercare di capire qual è il significato oggi della legge 180. Forse nessuna operazione legislativa è così stata poco studiata nel suo significato profondo e poco esplorata nei suoi valori compositivi, ma soprattutto su un fronte, sulla capacità di incidere in radice sulla vita delle persone in concreto. Della legge 180 si è detto molto, spesso sbagliando, e soprattutto si è però riusciti, e questa è una, secondo me, una piccola tragedia della cultura italiana, ad obliterare, cioè a consegnare all'oblio la parte più nobile, più straordinaria e soprattutto più attuale in realtà. Perché la legge 180 è una legge straordinariamente presbite che guarda al futuro. Infatti dalla legge 180 nasce un modello che rimane una guida a livello continentale e rimane anche una guida a livello mondiale, se è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità elegge il modello della legge 180 a modello paradigmatico. Ma cosa di questo modello oggi rappresenta una straordinaria proiezione in avanti dei valori costituzionali, letti davvero giustamente e quanto mai in modo opportuno in apertura? La legge 180 innanzitutto muta il paradigma, cioè cambia proprio il panorama. Non solo esclude e bandisce l'istituzione totale per eccellenza che campeggia nel panorama del XX secolo in Europa, cioè l'ospedale psichiatrico, ma poi recide un legame determinante, quello, il primo grande legame mistico, cioè quello della malattia mentale con rapporto alla pericolosità. In realtà, spazzando via questo legame, viene spazzato via in fondo anche il primo termine, cioè non si parla più di malattia mentale e tantomeno si parla più di psichiatrie come paradigmi opprimenti e legati all'ordine pubblico. Tutto questo, dopo la primavera del 1978, viene lasciato alle spalle e viene sostituito da un altro paradigma, quello dell'inclusione, della lotta alle incapacitazioni e della risposta sul territorio con i servizi. Ecco, non è vero, innanzitutto, che la legge 180 è una legge solo demolitiva, perché già nel breve volgere di pochi mesi, dopo quel 13 maggio 1978, la legge 180 trasmigra nella riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che porta la data del 23 dicembre 1978. La legge 833 segue di pochi mesi la riforma Basaglia. E già nella legge 833 la 180 permea di sé i grandi valori, tanto per dire, nell'articolo 64 della legge 833, uno dei più sottovalutati, affiora la parola prevenzione. E pochi ricordano troppo spesso che la legge 180
già si impegna a sostituire la grande ombra dell'ospedale psichiatrico con i servizi territoriali, già preconizza la struttura dipartimentale come modello possibile di occupazione dello spazio del territorio e come paradigma di quella che poi diventerà, rubo un titolo della collana uscito recentemente, La città che cura. E ancora, la legge 180 finalmente attua il secondo comma dell'articolo 32, quello che il cui incipit è ritenuto da chi studia il diritto costituzionale in Italia autenticamente leggendario, perché fu Aldo Moro a volere l'incipit di quel secondo comma con la parola nessuno, un imperativo assoluto che impone l'impossibilità di applicare il trattamento sanitario obbligatorio, cioè contro la volontà dell'individuo, che priva la dignità della persona se non nei casi previsti dalla legge, così come fu da Moro stabilito quell'aggettivo determinato trattamento. La volontà dunque di non massificare i trattamenti sanitari contro la volontà dell'individuo. Già in questa traccia costituzionale c'è l'attacco alle istituzioni totali, un attacco, se vogliamo, implicito, un attacco quasi rivolto all'inconscio collettivo del Paese. Ma questa norma, ricordiamolo, che già campeggia nella Costituzione italiana, rappresenta un modello straordinario sulla cui base e nella cui luce la legge 180 realizza una grande operazione. La grande operazione consiste non solo nell'eliminare dunque il legame tra pericolosità e esperienza del disturbo mentale, ma soprattutto nell'abbattere gli altri due grandi miti. Il primo, quello della incomprensibilità del disturbo mentale, cioè dell'esperienza di sofferenza mentale, e il terzo, quello della incurabilità. A tutti e tre questi miti, dunque, pericolosità, incurabilità, incomprensibilità, la legge 180 si esprime, si oppone con un paradigma nuovo, del tutto nuovo. Paradigma che rimarrà a lungo isolato in Europa e purtroppo rimarrà a lungo osteggiato anche nel nostro paese, se è vero che l'opera di attuazione, lo ricordava Roberto Mezzina questa mattina, è un'opera lunghissima che si trascina fino al cuore degli anni 90. Perché? Perché la legge 180 è molto avversata, una legge che tanto è complessa nei suoi valori compositivi e nella sua positività, proprio perché rilancia come nessun altro atto legislativo il progetto costituzionale nato dall'Assemblea Costituente del 48, che il mutamento di paradigma è sofferto. Però è un mutamento di paradigma che ha altre due qualità. La prima, che è seminale, questo aggettivo è particolarmente importante, tanto è vero che la sconfitta, l'abbattimento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che avviene tardi, troppo tardi, in fondo si nutre degli stessi grandi semi che la legge 180 aveva già posto nel terreno all'inizio, all'alba degli anni 80. È vero infatti che già dalle parole di Basaglia emerge un quid di condanna verso l'incompletezza della legge, proprio perché la legge non si era fatta carico, o almeno non era riuscita a combattere anche l'ospedale psichiatrico giudiziario. Nelle conferenze brasiliane Basaglia lo dice chiaramente: i manicomi giudiziari nel mondo rappresentano il doppio stigma e rappresentano l'ultimo promontorio di chiusura col quale bisogna fare i conti. Questi conti, almeno nel nostro paese, verranno fatti in modo tardivo, sofferto, molti anni dopo. E non sono ancora finiti questi conti. Cosa ci dice questa esperienza? Che la legge 180 è una legge straordinariamente dinamica, perché oltre ad abbattere il manicomio, e questo lo dice chiaramente nel straordinario articolo 1 della legge 180 del 1978, cioè l'idea non è solo quella di abbattere il manicomio, ma anche tutte le riproposizioni del modello manicomiale sotto altre forme. E qui già si intravede la condanna prospettica, quell'aggettivo che usò Calamandrei per la Costituzione e che secondo me vale anche per la legge 180, cioè essa guarda lontana, è presbite. Ecco quelle parole che giustamente citava questa mattina Roberto su Derrida, cioè il fatto che non guarda solo alla memoria dei luoghi, non guarda al presente delle difficoltà dell'abbattimento delle mura manicomiali, ma guarda proprio ad un modello di esclusione, quello delle istituzioni totali, che condanna in toto. Tutti questi valori sono valori tremendamente attuali, valori che per me vanno difesi, e qui concludo, tenendo presente che la legge 180 ci istruisce e ci narra ancora oggi quali sono i grandi nemici, quei nemici che si coagulano nell'ombra e che in qualche modo cercano di rigettare quel paradigma trasformato della primavera del 78. Perché i nemici sono sempre dietro l'angolo.
ad esempio quello della esclusione e della limitazione, del ritorno alle incapacitazioni, delle sacche in cui i diritti fondamentali della persona vengono improvvisamente confinati. Pensiamo alla lunga sopravvivenza dell'istituto dell'interdizione legale che faceva da pandan con la struttura dell'internamento manicomiale come istituto giuridico escludente. E ancora, pensiamo all'incompletezza del modello che vede sì i servizi sul territorio presenti, ma alle loro spalle, uso un'espressione sempre impiegata da Franco Basaglia, alle loro spalle l'ombra del manicomio. Questa struttura che ha a lungo dominato il panorama continentale europeo è tuttora presente e dimostra come i servizi territoriali, se sono costretti a convivere con un'istituzione di segregazione, perdono della loro forza. Ecco perché il modello della legge 180 è al contempo assoluto ma straordinariamente dinamico, perché poi nel prevedere una soluzione alternativa al problema dell'esperienza del disturbo mentale con l'inclusione e con il servizio territoriale, immediatamente richiama a quei valori che l'articolo 3 della Costituzione enuncia in modo chiaro. Perché il secondo comma dell'articolo 3, quello che parla di eguaglianza sostanziale con la rimozione degli ostacoli che non permettono alla persona umana di esprimere la propria piena partecipazione, l'articolo 3 già lancia un orizzonte verso cui la 180 sicuramente ci proietta in modo ancora più forte. Perché ci chiede la partecipazione, ma ci chiede la partecipazione senza quell'ombra dell'istituzione escludente in cui si rischia di ricadere e che si pone alle nostre spalle. Pensiamo al sistema francese, al sistema tedesco, a quello olandese, avanzatissimi sotto certi punti di vista, ma dal nostro punto di vista, dalla nostra prospettiva, in parte ancora caratterizzati dall'esistenza di una struttura concentrazionaria. Le strutture concentrazionarie che determinano il grande internamento sono sempre in qualche modo debilitanti e devitalizzanti rispetto al modello della città che cura, al modello del trattamento territoriale, dell'individualizzazione, del rapporto costante che è vissuto come lotta all'incapacitazione. Qui le parole di Silvia secondo me sono determinanti, cioè l'obiettivo non è quello di contenere una diversità, ma è piuttosto quello di valorizzare un momento di esperienza e di coglierlo nell'esercizio pieno dei diritti. Ecco, in questo secondo me si salda il progetto costituzionale con la legge 180 e vorrei dire, per chi si occupa del diritto costituzionale, che a guardar bene tra le pieghe della legge approvata nelle due commissioni sanità di Camera e Senato nel fatidico maggio del 78 e ai lavori dell'Assemblea Costituente si trovano sempre e straordinariamente dei legami molto molto puri, come se quei 30 anni di differenza di anzianità tra la legge abolitiva dei manicomi e la Costituzione italiana fossero 30 anni che non erano passati invano, 30 anni che avevano dimostrato che il progetto costituzionale, il disegno costituzionale era riuscito a improntare di sé un modello, il modello della tutela della salute mentale, e quindi in assoluto a capovolgere la grande idea per cui si deve rispondere all'esperienza del disturbo mentale con la privazione della libertà personale, e invece si decide di valorizzare quella traccia del secondo comma dell'articolo 32 in cui galleggiano parole fondamentali: dignità, cura, diritto fondamentale, interesse della collettività. E qui c'è il punto con cui concludo. Il trattamento sanitario obbligatorio in Italia non è più comminabile in relazione a problemi di pericolosità. Questo la legge 180 non solo lo afferma per tabulas, ma proprio lo grida. Ed è questo, guardate, a dimostrazione di quanto presbite sia la legge 180, un modello che in tutta Europa non esiste. Perché ancora in tutta la legislazione, anche quella più avanzata in Europa, nel mondo anglosassone, il nesso per il trattamento sanitario contro la volontà dell'interessato rimane quello della pericolosità o della minaccia per l'ordine pubblico. Ecco, pensiamo dunque a quanto fertile fosse quell'idea, cioè l'idea che al trattamento sanitario obbligatorio eccezionalmente corrisposto e attuato soltanto per un limite di tempo molto contenuto si può procedere solo in quel caso, la formula fu straordinaria trovata nelle aule parlamentari, per gravi alterazioni tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. Vedete qui quanto c'è il capovolgimento della logica: non più la tutela dell'ordine pubblico, non più la tutela dell'incolumità, anzi tutt'altro.
Le pochissime volte in cui si può pensare al trattamento contro la volontà dell'individuo, lo si deve fare nel suo interesse e stabilendo subito un contratto e un rapporto che deve immediatamente superare il problema dell'incapacitazione, della ghettizzazione, della limitazione. Non è questo forse il più grande modello di attuazione dei diritti costituzionali che l'Italia ha saputo darsi in quel 1978? Grazie. Ringraziamo Daniele Piccione per la sua disamina, direi di alto livello, dell'intreccio tra diritti, tra Costituzione e legge 180, e diamo la parola a Franco Rotelli che per 50 anni si è battuto sul campo per questi diritti. Ma grazie brevemente, l'amplissima relazione di Roberto Mezzina ha dato una panoramica generale e totale. Io dico, è giusto, è bello che noi possiamo parlare ad alta voce di diritti e che questi diritti abbiano trovato delle forme di codificazione, di legittimazione, di riconoscimento in grandi carte nazionali e internazionali che hanno un peso rilevante come ricaduta sulla realtà. Io dico soltanto che l'Europa, accanto al pensiero meraviglioso che filtra attraverso tutte le citazioni di Roberto, questa Europa è stata capace anche non tanto tempo fa di degli orrori peggiori nella storia dell'umanità. Allora ecco, credo che sia giusto parlare di diritti e che possiamo essere orgogliosi dei diritti conquistati sia sulla carta sia anche nella realtà, nella sostanza delle cose. Però che compete a noi soprattutto parlare di un'altra cosa, compete alla gente che qui è riunita parlare soprattutto di doveri. Io credo che se noi parliamo di trattamento sanitario obbligatorio, se parliamo di volontarietà delle cure, se parliamo di accesso alle cure, se parliamo di miglioramento in questo accesso, se parliamo di costruzione di diritti, ovviamente questo incrocia necessariamente l'assunzione di doveri da parte di chi può, implementare diritti, di chi può rispettare diritti, di chi può non mistificare di fronte ai diritti, di chi può mettere le mani dentro le questioni per dare concretezza ai principi, per dare sviluppo alle cose. Noi abbiamo appunto parlato da tanti anni di istituzioni inventate per dire degli infiniti gesti, degli infiniti atti, delle infinite modifiche che i servizi, soprattutto i servizi pubblici, eminentemente i servizi pubblici, eminentemente lo Stato, deve mettere in campo per andare ad incrociare davvero questi diritti, andare a incrociare davvero la potenzialità di questi diritti. E gli infiniti gesti di modificazione degli assetti istituzionali che devono essere coerenti con questo obiettivo. Allora, ricostruire il percorso di questi gesti, la quantità e la qualità di gesti necessari per il fatto che se i servizi si fermano, se i servizi non innovano nuovi gesti, non creano ogni giorno nuovi gesti per realizzare questi diritti, la dominante ideologia che comunque rinnova forme di esclusione, che comunque rinnova forme di negazione, che comunque rinnova un allontanamento da ciò che sembra incomprensibile, allora se questo contrasto non ha continuamente materia, non viene continuamente agito, non diventa continuamente azione, noi non andiamo da nessuna parte. Allora l'assunzione di dovere, l'assunzione di responsabilità, io credo sia stato il gesto cardine di cambiamento di questo paradigma e credo che però debba essere rinnovato costantemente. Di fronte a una persona dalla quale si prospetta una,
l'esigenza di domandarsi se si deve ricorrere a un trattamento sanitario obbligatorio, avendolo chiaramente come, come soluzione estrema, come dice la legge, come la legge richiede, c'è un interrogativo ancora che è in campo, quanta responsabilità mi assumo in questo gesto, quanto di mio metto dentro questa responsabilità, quanto la esercito, quanto del mio corpo curante metto in questo gesto estremo in cui mi assumo la responsabilità di invadere l'altro dicendogli che ha superato il limite delle possibilità e che io devo intervenire comunque per salvaguardarlo da qualche cosa. E lì si pone un problema non da poco, non certamente a cuore leggero, non certamente anche a livello comunque di riflessione generale su che cosa vuol dire rispettare o no un libero arbitrio, fin dove il libero arbitrio è davvero libero arbitrio, ma al di là di quello nel concreto della relazione, come l'istituzione pubblica possa giocarsi in questa vicenda. E abbiamo molti esempi sul fatto che l'istituzione pubblica si gioca molto, molto maldestramente in questa vicenda, si gioca in modo grezzo, si gioca a volte ubbidendo a protocolli standardizzati che sono il contrario di ciò che bisogna fare, perché mai come in questo momento bisogna mettersi in gioco e non c'è nessun protocollo che tenga, perché tu stai invadendo un protocollo di rispetto. E questa tensione siamo in grado di produrla, siamo in grado di insegnare ai servizi a mantenere questo tipo di tensione, siamo in grado di coinvolgere anche gli altri, le forze dell'ordine, chiunque sia a volte immesso dentro questa vicenda o venga addirittura delegato a questa vicenda, siamo in grado di trasmettere questa tensione, siamo in grado di insegnare che è un rapporto profondo con l'altro quello che si gioca in questo momento e non è una procedura di carattere giuridico che viene messa in campo. Questo vale per questo gesto estremo, ma vale evidentemente anche per tutte le politiche dei servizi in generale. Vale l'assunzione di responsabilità rispetto alle persone su cui tuttavia, tuttora, in larghissima misura si risponde alla domanda dove lo metto e non si risponde alla domanda che cosa faccio con lui. Vale rispetto ancora alla enorme quantità di residenze inerziali che girano per l'Italia, che rappresentano la parte maggiore della risposta dei servizi. Vale per quando il servizio pubblico si tira indietro perché, grazie a Dio, esiste una istanza privata, di privato sociale, di privato generoso, che interviene in modo fortemente solidaristico, fortemente anche emancipativo, e allora il servizio pubblico si ritira delegando a questo tipo di privato, che fortunatamente si incontra un compito che invece il servizio pubblico deve mantenere, perché noi non dobbiamo lavorare soltanto sulla risposta ai bisogni, ma dobbiamo lavorare soprattutto sulla realizzazione di una corretta risposta ai diritti. Quello di cui noi parliamo è un diritto che va riconosciuto, è un diritto che va rispettato, è un diritto che va riempito di azione. E perché una cosa sia effettivamente un diritto occorre che lo Stato lo riconosca, che sia lo Stato a dar conto, a dare risposta a questo diritto. Allora, io rimando a quando ho detto prima 50 anni che dico e faccio le stesse cose, sto parlando del fatto che non ci si può arrestare mai, che se si vuole assumere la responsabilità, se si vuole costruire il diritto, se si vuole assumere i doveri, se si vuole fare tutto questo che è indissolubile, ecco, allora bisogna inventare ogni giorno delle risposte nuove, perché se oggi in certi posti il trattamento sanitario obbligatorio è davvero diventato un gesto estremo, è diventato davvero un gesto raro,
vuol dire che ci sono state allestite nel frattempo miriadi di risposte che hanno allontanato questa possibilità e hanno reso concreta la possibilità di rendere eccezionale quello che un tempo era normale. Io ricordo che nelle guardie psichiatriche che facevamo all'interno dell'ospedale psichiatrico, un po' di anni fa, ogni sera, ogni notte arrivavano decine di persone, o quantomeno molte persone, in trattamento sanitario obbligatorio ogni notte, ogni sera, con le carte del questore, con le indicazioni obbligatorie del questore, con indicazioni talmente obbligatorie che io, come primo reato di una serie infinita di reati che ho fatto, appunto non accettando questo tipo di ricovero del questore, sono stato condannato penalmente. Quindi passiamo, ma non sto parlando di quanto fosse repressiva quella legge, sto parlando di quanto si è modificato per fortuna, la condizione di vita delle persone, perché quella condizione di essere oggetto e soggetto di un trattamento sanitario obbligatorio dalla versione dell'epoca della coazione era un trattamento così generalizzato non soltanto per un'attitudine particolarmente repressiva o particolarmente fiscale, ma per una fenomenologia dello star male, perché in assenza di risposte, in presenza del fatto che l'unica risposta era il manicomio o l'abbandono, la violenza si scatenava e la violenza veniva fortemente repressa e il modo stesso di star male delle persone era evidentemente molto più esplosivo, molto più richiamava la contenzione di quanto oggi non accada. Questo è un fatto estremamente importante di evoluzione di un sistema, di una evoluzione di civiltà, di culture e di un'evoluzione di un rapporto tra i servizi e i cittadini che ha cambiato realmente il modo di essere, il modo di stare della malattia. Bene, questo è un fatto, questi sono fatti importanti, questi sono ricordi che io ci tengo a trasmettere e esperienze che ci tengo a far ricordare o a far conoscere. Ma detto questo, noi continuiamo a vedere in giro per l'Italia cose che non vogliamo più vedere e abbiamo continuato a vedere fino a 20 anni fa delle cose come l'Eros. Io vi invito, c'è una mostra permanente 100 metri più in là sull'ex ospedale psichiatrico di Leros e vi invito a visitarlo, perché questa nostra lotta contro la violenza, contro la coercizione, contro la distruzione dei diritti e per la ricostruzione degli stessi è una lotta che è molto recente e ha bisogno ancora di molto, 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 molto cammino. Grazie. Bene, ringraziamo Franco Rotelli che ci richiamava a un'assunzione di responsabilità nel nostro Dipartimento di Salute Mentale. Stiamo tentando questa strada, nel nostro piccolo abbiamo anche promosso un progetto europeo di cui siamo capofila, il progetto HERO, Housing and Educational European Road to Civil Rights, insieme alla Fondazione Internazionale di Liegro, la Croazia, il Belgio, la Gran Bretagna e la Grecia, proprio sul tema del diritto all'abitare, e spero di avere dei buoni prodotti. Abbiamo già pubblicato un ebook sull'housing e salute mentale. Io, data l'ora, purtroppo non faremo in tempo a fare un secondo giro, vorrei solo concludere affermando che penso che, come diceva Franco, dobbiamo assumerci noi che lavoriamo sul campo, e mi ci metto in primo io come coordinatore del DSM a Roma, ma abbiamo 163 oggi dipartimenti strumentali sempre più grandi, quindi con difficoltà ad arrivare nei territori qui in Italia, essere più vicini ai cittadini, e quindi ci dobbiamo battere per i diritti di cittadinanza, sapendo che ancora in Italia, nonostante la Costituzione, nonostante la legge 180, persistono i pregiudizi sulla pericolosità, sull'inguaribilità, sull'incomprensibilità
improduttività e irresponsabilità. Ma noi penso che dovremmo attivarci per coniugare la parola curare con socializzare, abitare, lavorare, amare e partecipare. Grazie. Scusa. Adesso invito sul palco Daniele Pulino per coordinare il seconda, diciamo, conversazione. Volevo dare delle informazioni sull'organizzazione della giornata per aiutarvi. Allora, adesso c'è un momento di cambio. Avete il tempo di raggiungere i vari gruppi di lavoro, i workshop che sono sparsi nel parco, e qua rimane quello con la traduzione simultanea italiano-inglese, che dureranno dalle 11:15 fino alle 13. Dalle 13 alle 14 ci sarà la pausa pranzo con la consegna del pranzo a sacco qui dietro, in un luogo che viene chiamato Le Vele, perché ci sono, le vedrete. E poi si rinizia alle 14 con una plenaria qui e dei lavori in direzione del Dipartimento di Salute Mentale, per riunirsi poi alle ore 17 tutti quanti qua. Buon lavoro. Scusate, un comunicato veloce. Si sente? Sì. Il Movimento Pugliese Rompiamo il Silenzio si riunisce nella pausa pranzo per confrontarsi sui prossimi passi da fare. Chiunque fosse interessato, anche non pugliese, può partecipare e dare il suo contributo. Ci incontriamo alla fine dei lavori della mattina sotto i gradini del teatro. Sono sempre dei vostri, però dobbiamo farci una chiacchierata.